Alla città ospitante, Pescara, è stato assegnato il nome importante di capitale dell'economia. Troppo? Troppo poco? Certo è che per 2 giorni sono state scattate delle fotografie dettagliate sullo stato dell'economia abruzzese. All'Aurum si è ragionato sull'oggi, ma soprattutto sul domani. L'Abruzzo Economy Summit, che si è appena concluso a Pescara, ha visto la partecipazione di figure di riferimento autorevoli nel campo della cultura, dell'economia e del credito. Sono stati affrontati temi importanti come lo sviluppo connesso alle ZES e, soprattutto, la reazione necessaria alla pandemia. Lo strumento principale sarà, naturalmente, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma occorreranno anche tanto cervello e buona volontà da parte dei protagonisti locali. Ascoltiamo nell'ordine il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, il presidente di Confindustria Chieti Pescara, Stefano Pagliuca, e il commissario di governo della ZES, Mauro Miccio. Mi sembra che oggi sia stato centrale quello della ZES, sia per la presenza del commissario, ma perché poi un po' tutto è collegato, anche le infrastrutture, i sistemi di trasporto, una necessità di connessione a tutto campo. In che modo l'Abruzzo sarà in grado ancora di costruire qualcosa di più attorno alla ZES? Realizzando quelle opere che per troppo tempo o non sono state volute o non sono state pensate o non sono state finanziate. Noi abbiamo in questi 2 anni e mezzo di lavoro messo in fila alcune situazioni, alcuni progetti, abbiamo fatto sedere intorno a un tavolo tutti gli attori protagonisti, ad esempio per il potenziamento, la velocizzazione della ferrovia Roma-Pescara, e oggi c'è un progetto condiviso con i primi finanziamenti già previsti nel PNRR, un commissario di governo nominato per la realizzazione del progetto. Se il governo continuerà insieme ad RFI a sostenerlo e a finanziarlo, entro il 2030 quest'opera sarà integralmente completata e permetterà di arrivare da Roma a Pescara in meno di 2 ore, da Avezzano a Roma in meno di 50 minuti, da Sulmona a Pescara in 40-45 minuti e con treni che partono ogni mezz'ora. Diciamo realtà radicalmente diversa da quella attuale, che vede quasi 3 ore e mezza per arrivare da Roma a Pescara e frequenze molto basse sulle nostre linee. Così per i porti abbiamo reperito i primi finanziamenti, il 30 ottobre il commissario Pettorino ha il dovere di presentare i progetti per il porto di Ortona, nell'autunno apriranno i cantieri del porto di Pescara, per il quale abbiamo intanto reperito i finanziamenti per fare poi i successivi lotti, quindi completeremo tutto il piano regolatore portuale di Pescara, tutto il progetto complessivo. Lo stesso avverrà ad Ortona e anche a Vasto, dove i primi 12 milioni li abbiamo stanziati per ampliare la banchina, rendere possibile l'approdo del treno. Entro la fine dell'anno io credo che la progettazione sarà completa e pronti ad andare in gara. In Abruzzo c'è tanto da fare, abbiamo un'opportunità che è quella del PNRR, da mettere però a terra, e che è l'unico modo per far sì che la ZES funzioni. La ZES è una grande opportunità, ma ha bisogno di collegare l'Abruzzo alle reti TEN-T europee. Si è parlato anche un po' del caso Polonia e del rischio di delocalizzazione, che ormai non è quasi un rischio, è quasi una realtà, insomma, di queste delocalizzazioni. Che cosa ha la Polonia oggi che l'Italia o l'Abruzzo non ha? Tanto diciamo che la Polonia, la prima ZES polacca nasce nel 1994, rispetto alla nostra ZES ha dei vantaggi fiscali più, come dire, importanti, e quindi questo ovviamente crea di fatto una questione di cannibalismo di ZES all'interno dell'Europa. Questa è una struttura che va assolutamente risolta, ovviamente è un tema governativo da portare a Bruxelles e quindi, come dire, non abbiamo le leve regionali per fare questo, però è un tema che rischia di non fermare la delocalizzazione, perché effettivamente c'è questa condizione più favorevole e che quindi può spingere in alcuni casi a una delocalizzazione anche di aziende importanti. La governance delle ZES in Italia è stata totalmente modificata dal fine luglio, con una nuova legge che ha convertito un decreto legge che già aveva indicato con alcune modifiche le linee generali di questo cambiamento. Le ZES sono in tutta Italia e l'Abruzzo è l'unica delle 7 regioni che ha il commissario
insediato. Il sediamento è avvenuto formalmente subito dopo la conversione della legge, quindi parliamo dei primi d'agosto. Ma quello che è importante è che il modello è un modello che consente già oggi a 12 comuni sui 37 indicati come aree ZES, intendendo per aree le aree industriali definite da una precisa richiesta della regione, da indicazioni delle amministrazioni comunali che delimitano le aree industriali particella per particella catastale, quindi non parliamo di genericamente aree, ma genericamente è solo il termine, invece puntuale la definizione. C'è una forte decontribuzione, defiscalizzazione, che è la prima e più importante possibilità. 12 comuni sui 37 già oggi sono in grado di fare questo tipo di avere questo tipo di opportunità, quindi fare investimenti per poter avere credito d'imposta da compensare con attività dal personale, quindi dell'INPS, l'IVA e quant'altro. Già oggi c'è una possibilità anche dal punto di vista dell'IRES, quindi delle tasse, di arrivare anche a una spesa e a un ritorno di questa attività positivamente, quindi da spendere in 3-4 anni successivi all'investimento, a seconda di quando l'investimento è portato in bilancio. Ci sono altre opportunità che richiedono dai fondi l'investimento strutturali nazionali o internazionali, comunitari al 99%, e c'è quindi la possibilità già oggi di poter essere chiamati a mettere a sistema una realtà che presenta dei vantaggi in più rispetto a prima. Detto questo, c'è molto da fare perché, come è stato ricordato da tutti gli interventi, le infrastrutture sono essenziali perché non si può attrarre investimenti in servizi o industria, perché l'agricoltura non fa parte delle aree ZES, lo dico perché l'Abruzzo ha anche una zona agricola importante e questa attività non a caso si fa nelle aree industriali, ma ha bisogno di arrivare in queste aree industriali, di collegare commerci, la produzione e anche le connessioni sociali. Penso anche alle infrastrutture che possono essere fatte, penso anche in parte ai fondi della ricostruzione, ma anche a investimenti strutturali dei comuni e della regione per avere scuole e migliorare, come è stato anche ricordato, gli ospedali, che già sono una delle eccellenze della regione rispetto alle infrastrutture socio-sanitarie che sono alla base anche di una crescita produttiva.